Data un'espressione algebrica del tipo x al quadrato più 6x, ci chiediamo quale termine sia necessario aggiungere affinché il risultato sia uguale al quadrato di un binomio. Qualcosa del tipo x più b al quadrato, dove b è un numero che dobbiamo determinare. Per farlo, partiamo dall'espressione fattorizzata x più b al quadrato ed andiamo ad espanderla con la nota formula per il quadrato del binomio. X più b al quadrato è uguale ad x al quadrato più 2bx più b al quadrato. Andiamo ora a confrontare questa espressione con quella originale. Il termine di secondo grado in x è identico. Se vogliamo che anche il termine di primo grado in x sia uguale, dobbiamo richiedere che i due coefficienti siano lo stesso numero, ovvero che 2b sia uguale a 6. Dividendo entrambi i termini per 2 e semplificando, otteniamo che b deve essere uguale a 6 mezzi, ovvero 3. Sostituiamo b con 3. Otteniamo x al quadrato più 3 per 3x più 3 al quadrato. Di conseguenza, se vogliamo ottenere il quadrato di un binomio, ad x al quadrato più 6x dobbiamo aggiungere 3 al quadrato, ovvero 9. X al quadrato più 6x più 9 è uguale ad x più 3 al quadrato. Il ragionamento illustrato non dipende dalla particolare espressione algebrica che abbiamo considerato e può essere applicato a tutte le espressioni algebriche del tipo x al quadrato più ax, dove a è un numero qualsiasi. Nel nostro esempio a era uguale a 6. Ripetendo esattamente lo stesso ragionamento, otteniamo che b deve essere uguale ad a mezzi. Infatti, nel nostro esempio, b era uguale a 6 mezzi, ovvero 3. In generale, b al quadrato deve essere uguale ad a al quadrato fratto 4. X al quadrato più ax più a al quadrato fratto 4 è uguale ad x più a mezzi al quadrato. Questa è la formula per completare il quadrato di un binomio. Questa formula trova applicazione nella risoluzione delle equazioni di secondo grado. Nell'identificare il centro e il raggio di una circonferenza, il centro e i parametri di un'ellisse o di un'iperbole, e in molte altre circostanze.